Ciao ragazzi, oggi si parla del re di Firenze, uno dei cibi di strada più antichi della Toscana. Signore e signori, Sua Maestà, il Lampredotto! Ta-ta-ra-ra! Oggi si continua sempre a mangiare il Lampredotto, ma come mai noi ci sa nel DNA questa ignoranza? Come mai noi siamo attratti da questo panino? Ma ve lo sai mai essere, ma mai ci sa questo feeling, no? Per capirlo bisogna ripercorrere, arrivare al Rinascimento, bisogna sempre fare quei viaggi, mettersi, sai, quei vestiti con tutte le calzamaglie, con Andava tutte fritto affrittole, dentro. no? Quindi Rinascimento 1300 esisteva già i trippai, ma non è che tu ti potevi svegliare una mattina e dire: oh, sai che oggi vorrei vendere la trippa e il Lampredotto. Bisognava che tu l'avessi nel sangue, bisognava che tu fossi figlio di un trippaio e dare prova di questa arte e mestiere, perché c'erano le corporazioni non erano altro che le associazioni di settore. Ora, a quei tempi le erano efficaci e prospere, erano fatte per tutelare questi lavori. Voi immaginatevi Ponte Vecchio, prima, ora c'è le gioiellerie, ma prima c'erano i macellai, i pollaioli, gli agnellai, i testai. Erano pullulavano di gente. Questo dal 1345. Poi che successe? Il Granduca Ferdinando I, figlio di Cosimo I de' Medici, disse: no, è un fumigarbate per decoro della città. Fece un bando di cacciata per mandarli via, ma perché c'era gli orefici, gli argentieri, e questi avevano la moneta, e la moneta la fa gola a tutti, si sa, no? Poi si pagavano e quindi tac. Ponte Vecchio. Ponte Vecchio. Bah. Ma veniamo a noi, ma perché si chiama Lampredotto? Perché ricorda la bocca della lampreda, di questo pesce, una sorta di anguilla che a quei tempi nobili, oh mamma mia, l'ha mangiata la lampreda, l'ha mangiata per Andavano via al sentirsi, saioli a capito? farsi ganzi, Io l'ho capito? mangiata la lampreda, e c'era anche Oggi hai visto come fanno? Perché non andavano a mangiare il il sushi. sushi. A quei tempi c'era la lampreda. E Enrico I d'Inghilterra, pensa a te, da quanto ne era ghiotto, ci morì e gli è diventato il pesce ammazzare in Inghilterra, questa lampreda. Ma tutto questo è per dirvi che l'ironia del popolo fiorentino, siccome non poteva mangiare la lampreda, e si mangiava il lampredotto. Tac! Allora, il lampredotto ora ve lo spiego. È il quarto stomaco del bovino. È proprio lo stomaco, stomaco, cioè è l'abomaso, vedi, la spannocchia. E la gala, che è questa parte qui. I primi tre prostomaci del bovino, che è la trippa, sono la croce, la cuffia e il centopelle. Il pane si usa il semelle, tipico pane fiorentino, la semellina. Ora c'è anche la rosetta, va bene anche quella. Le salse ammesse sono la salsa verde e il piccante, no ketchup, no maionese, non mi No, fate non le di queste neanche, guarda, sì. americanate. Pure il semplice, il purista, sale e pepe. Però gotto di vino e via, e la giornata piglia un'altra piega. È un rito popolare, si mangia a tutte le ore, a colazione, a pranzo, a merenda, a cena. Vasco Pratolini, uno scrittore famoso del 1900 che ha vissuto a Firenze, ha scritto di Firenze, ha scritto Le ragazze di Sanfrediano, Il quartiere, le cronache di famiglia. In un tratto del romanzo Il quartiere diceva testuali parole, descriveva queste immagini: il carretto che spingevano con le mani o con pedali, con questi colori sgargianti per attirare l'attenzione dei clienti. Pratolini ce lo racconta così: il trippaio è davanti al suo carretto, fuma nella vaschetta il lampredotto appena bollito. Si affollano attorno a lui i garzoni del quartiere, con il pane croccante tra le mani per la prima colazione. Si puliscono le dita sui calzoni per fornirsi un pizzico di sale. Senti che poesia, che belle immagini, cioè che racconta di noi, no? Bellissimo. Più o meno è come quando si va davanti al carretto de Wustel e si fa. No, si fa nulla. Il rituale, il pane che va bagnato nel brodo, vedi? Vada in bellezza. Ma che lo sappiano, ma che lo sappiano. No, lasciamelo un pochino, eh. Per le ricette e i decaloghi c'è il libro de Mollejas. Guarda, tac.
Ricettina. Ricettina. Anche dell'inzimino, vale bellezza. Anche dell'inzimino. Seguiteci sui nostri canali social, Instagram, Facebook, YouTube.